Zombie apocalypse. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo unboxing. Io sono Xuder e io la Pami. Perché siamo qua oggi? Perché è arrivato il nuovo gli indirizzi. Il nuovo mouse. Dobbiamo fare una cosa prima di aprirlo. Prendi il mouse e mettilo qua. Sorridici contro. Ok, perfetto, questo mi serviva per la copertina, come si dice. Non c'ho tempo di fare le foto, ragazzi. Ho preso il mouse nuovo da gaming. Mentre la Pamina comincia ad aprire e a disfare, sì. Tu reputi che io diventi più forte con il nuovo mouse da gaming? Ci vorrà del tempo prima che impari. Ci vorrà del tempo, ma probabilmente... Come al solito, No, noi ridiamo e scherziamo, ma in realtà io vado a sostituire... questo mouse che ha bensì... 2 anni, penso. Ragazzi, ho consumato la parte anni. Del dito. Oh, davvero, che schifo, la corrosa. Non è che la corrosa, lo usi giorno e notte, nel senso... Questo è un Trust Laban 188, ho preso il G-Walls, non mi... Cozzo è sta cosa? G-Walls. Ah. Wolves. Ma scusa, dov'è che è scritto G-Walls? Orca waka! G-Walves, come Wolverine. Mi sembrava la piastra induzione da dietro, scusa, gira da Classic Edition. Siamo via questo. Atti Classic Edition, ragazzi. Volete che andiamo a spacchettarlo? Sì. Aspetta, posso provare? No, sì, va spacchettato. Pensavo che non... Come si dice? Piano con quella forbice! Piano! Lo so che deve fare sempre... Piano! Ha fatto crack! Piano! A fare sempre ha fatto... C'ha tutta pure... L'ho preso su Amazon, pagato, scontato, 86,90, quindi... Neanche ma magari esagerato. Non è che vogliono sapere così il prezzo. La prima cosa che vogliono sapere è il prezzo di un prodotto... Ho la patumiera, butto via! Come ti sei messo tutta la scatola? Fammi tu cacciare prima di aprire l'unboxing. La scatola è pesante. Un pochettino di asmar. Questo è asmar, magari gradiscono vedere, a sentire anche questo. Aspetta che c'è il pop-up informativo. Fallo passare. Ok, vai. Verso là. Sì, è nuovo. Ma sai, qualche problema allo stomaco. Ui! Come vi sembra bellissimo? Cos'è? Fai un po' di asmr con la cartina qua. Ok, questo è sempre gradevole. La confezione è veramente molto professional, ragazzi. Ora se cade e si spacca mi arrabbio. Questa era giusto una scatoletta, guarda. Porca vacca, bella! Raga, la colletta di latta e la lattina e la lattina. Stiamo facendo? È nella confezione qualità, di metallo. Professionalità. Guarda un po'. Porca vacca! Voglio leggere cosa c'è scritto qua. Prima di farvelo vedere. No, io lo tengo dentro nelle mutande. Allora, il mouse, attenzione. Queste sono da attaccare al mouse, né? Che cavolo è? Sì, questo è sicuramente un adesivo da attaccare al mouse che... Boh, no, aspetta, non lo fare vedere. Ci sono delle... Che cavolo sono questi? Anche questi, fammeli sentire. I gommini? Sono i gommini rialzati, raga, che si sputaneranno a poco. Ma non è detto che li utilizzo al 100%. C'è dentro altra roba, ragazzi. C'è dentro altra cosa, sta cosa? Certo, con tutto quello che l'hai pagato. Ho capito, però... Ma quanta roba c'è dentro? Basta. Highest quality. C'è un no, non mette a fuoco perché non mette a fuoco automaticamente, quindi non lo potete vedere, chiedo scusa, non è possibile. Non è finito, porca miseria, minchia, cos'è questa roba? Queste sono altre, ci sono nuove, ma non c'è che bisogna usare tutto, ma hanno un odore strano, sono sembra la ceretta, ragazzi, sembrano gommini anche questi e non credo sia finito ancora. Non è finito, cazzo, è pesantissimo. Dentro un biglietto sconto da andare a... c'è un'altra cosa, sono altri gommini, non è finito, le ciapette qua non lo so, ma qua c'è che... ma tira fuori, ma non viene fuori. È finito, ma è finito. Fammi vedere cose che non è finito, fuori. È finito. Vediamo, bello con la corda, mi piace. Vai. Un po' di asma. Ma non fare co... wow.
Porca vacca, ragazzi, guardate che bellezza. Devo no, non dire, lo mettono a fuoco. Devo dire al tatto, questo è leggero, proprio per gli prende fali, il clicca, volo. Clicca lì qua in silenzio. L'ho ancora toccato. Ragazzi, questo prende il decollo, se si incazza fa così. Sentiamo. Spacca lo schermo. No, vabbè, non pesa niente. Cioè, fammi sentire questo. Scusami, aspetta che c'è... Fammi sentire questo. Senti questo? No, questo pesa di bestia. Senti questo? Ragazzi. Ma l'ho già preso in mano io. Ho capito, ma... Ho tenuto in mano fino adesso. 61 grammi... È leggerissimo, ragazzi. 61 grammi di mouse, 116 grammi di mouse. Devo dire che è tanta tanta roba. Il sensore è lo stesso, il PV3360. Vediamo ora alla... io vorrei capire al tatto. No, fammi... No, vabbè, non lo senti? Fammi... Non lo senti? Oh, ragazzi, questo che fum vola. No, non devi fare proprio... fum vola via. Ragazzi, guardate, no. Toglielo. Guardate, tu proprio giochi, fai fum pa. Ma perché devi spaccare? Fum. Prova a sentire questo come si muove. È leggeri. Guarda che roba. Bello. Vedi anche gli interni. Senti la differenza. Vieni, non è un arredamento. Guarda che è un mattone, questo è questo, un mattone, ragazzi, qua. Guardate, boh, non va neanche da quanto pesa. È paura, ragazzi. Bello, molto bello. Speriamo di dire una cosa, che con questo migliori, perché è leggero, non gli appesantisce il polso. Problemi. Quindi speriamo che funzioni bene, vedremo domani. Vedremo domani, infatti, ragazzi, nella live che inizia alle 8, lo proviamo e ce l'avremo già montato. Insomma, grazie mille per aver guardato. Spero vi sia piaciuto. Speriamo, perché è proprio un bellissimo mouse. Questo video... Non il mouse, il video unboxing. Il video unboxing. Spero vi sia piaciuto. Ma gli è piaciuto. So io ho detto che è un bel mouse. Speriamo. Spolliciate, cuoricini e tutte cose. Noi, ragazzi, ci vediamo in live alle 8. Ciao, ragazzi. Ciao. Iscrivetevi al canale. Ciao.